Guardami quando te lo dico io. Esatto. Grazie, fateci iniziare, non rompere niente. Buonasera, grazie a tutti di essere qui. Un caro saluto a tutti i candidati presenti, ai nostri europarlamentari uscenti, a tutti i giornalisti. Oggi per noi è un importante punto della nostra campagna elettorale per le elezioni europee. Come sapete, la settimana prossima si presentano le liste per le elezioni europee nelle 5 circoscrizioni in cui partecipiamo con i nostri candidati, e oggi sono qui per presentarvi 5 candidature d'eccellenza che saranno le capolista alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle. Qualcuno dice: avete candidato 5 donne, io dico: abbiamo candidato prima di tutto 5 eccellenze per storia professionale, per loro cultura, per esperienze professionali e personali, e sono 5 persone che rappresentano in Italia il merito, la meritocrazia, che è un valore del Movimento 5 Stelle, un valore unito al fatto che in tutti questi anni il Movimento è sempre stato vincente ogni qualvolta ha dato un'opportunità ai cittadini di farsi Stato, ai cittadini di diventare istituzioni della Repubblica. Lo abbiamo sempre fatto negli ultimi 10 anni, e in questi 10 anni il Movimento è andato avanti ogni volta che dava un'opportunità in più a un cittadino di poter partecipare alla vita pubblica, anche se non aveva fatto politica prima, anche se non era associato al Movimento da anni o da tanto tempo. Ebbene, aprire le liste alle migliori energie del nostro Paese e dargli un'opportunità per mettere a disposizione queste energie, questo entusiasmo e questa esperienza per cambiare l'Italia in Europa, per me è di quanto più importante ci possa essere in una forza politica, e la distingue da tutte quante le altre. Questo stiamo facendo oggi, e lo stiamo facendo con delle candidature che per loro storia personale, queste persone incarnano molti valori e molti principi per cui abbiamo combattuto, lo dico a tutti coloro che stanno nel Movimento da tanto tempo, negli ultimi 10 anni. Questa campagna avrà uno slogan che è continuare per cambiare, perché il cambiamento è il punto di rottura di qualsiasi processo, in un momento in cui nel nostro Paese le persone non ne potevano più e non ne possono più di una politica che per anni ha governato l'Italia per interessi personali. Il cambiamento che abbiamo iniziato già tanti anni fa, quando abbiamo portato per la prima volta tanti cittadini che non avevano mai fatto politica in Parlamento, nelle regioni, nei comuni e nel Parlamento europeo, ha cominciato ad avere un'efficacia molto più grande dal 4 marzo. Dal 4 marzo abbiamo gettato le basi per un cambiamento radicale del nostro Paese, che non si fa in pochi giorni e non si fa in 8-9 mesi. È un cambiamento che portiamo avanti da mesi e che avrà bisogno di tutto il mandato di questo governo a livello italiano per riuscire a migliorare la qualità della vita degli italiani. Il cambiamento è iniziato, ma deve continuare. Ed è per questo che cambiare e continuare per cambiare ci permette anche di andare in Europa con la consapevolezza che modificare alcune follie europee ci permetteranno di migliorare la qualità della vita degli italiani e anche degli altri cittadini europei. Ci sono delle battaglie importantissime che dobbiamo continuare in Europa e che abbiamo già iniziato a livello italiano. C'è quella del cosiddetto contrasto all'austerity, politiche espansive in settori fondamentali
degli stati europei. Tra questi sicuramente la sanità, il welfare, i trasporti, le tecnologie. In generale in quegli ambiti che noi definiamo beni comuni, quelli che non possono essere interessati da politiche di rigore e da austerity, ma devono essere interessate necessariamente da politiche che mettono al centro l'individuo. Non solo, contrasto ai paradisi fiscali e all'evasione fiscale in Europa. Non possiamo più accettare che ci siano paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, non possiamo più accettare che l'imposizione fiscale sia così disomogenea nei paesi europei. Continuare a cambiare in Europa, continuare per cambiare, significa anche affrontare il tema dell'immigrazione con una battaglia che abbiamo portato avanti con alcuni dei nostri europarlamentari in questi anni, e dico alcuni perché si sono connotati alcuni di loro per questa battaglia, che è la ridistribuzione per quote dei migranti che arrivano in Italia. E di certo questa battaglia non la puoi fare con quei governi o quelle forze politiche che invece dicono che la ridistribuzione non si deve fare. Stiamo lavorando ad un gruppo europeo, una parte dei movimenti che vi parteciperanno li conoscete già, li ho presentati qui qualche mese fa, altri stanno arrivando. Questo gruppo europeo non sarà né di destra né di sinistra. Siederà in Parlamento europeo con la volontà di fare le cose che servono all'Italia e all'Europa con chi ci sta. Di certo, dai presupposti che vediamo, sarà difficile starci con coloro, quelle forze politiche o addirittura quei governi europei che quando stavamo facendo la legge di bilancio a dicembre di quest'anno erano quelli che dicevano che l'Italia doveva subire ancora più misure d'austerity. La presentazione delle persone che vedete qui al mio fianco oggi mi rende molto orgoglioso, perché è qui che ho presentato anche alle elezioni politiche tante persone che abbiamo inserito nelle nostre liste e a cui abbiamo aperto. Qualcuno dice persone della società civile, in realtà io dico sempre cittadini che si fanno Stato, persone che non hanno bisogno di un'esperienza politica perché hanno una grande esperienza personale, professionale e umana in Italia e all'estero. E questo farà la differenza, soprattutto in un Parlamento europeo dove, grazie agli europarlamentari uscenti che sono qui e ringrazio ancora una volta, abbiamo appreso come le competenze, la costanza, l'assiduità di lavorare su dossier specifici e specializzarsi in determinati settori fa ancora la differenza. È un Parlamento nel quale riesci a fare ancora la differenza, portando il ragionamento al massimo livello grazie alle esperienze e alle conoscenze che hai. E quindi oggi presentarvi queste cinque eccellenze italiane significa dare ancora un'opportunità in più all'Italia di avere rappresentanti all'altezza della situazione che stiamo vivendo in Europa. La prima persona che voglio presentarvi è l'ingegnere Alessandra Todde, che è manager e amministratrice delegata di Olidata. Ha fatto parte dell'advisory team che ha ristrutturato Olidata, che aveva serie difficoltà di bilancio economiche. Ha lanciato un aumento di capitale da 3 milioni di euro totalmente sottoscritto. È tra le 50 donne in Italia più influenti per tecnologie e porta avanti un progetto che mi ha particolarmente colpito, che è quello di avvicinare le bambine alle nuove tecnologie. Una persona che sono sicuro farà tanto per uno degli asset fondamentali del Movimento 5 Stelle, che sono le nuove tecnologie. Un lavoro a cui lavoro come Ministro dello Sviluppo Economico dal primo giorno, e su cui stiamo ottenendo dei bei risultati, uno di questi lo abbiamo annunciato a Torino stamattina con Chiara Appendino. E la sua conoscenza, la sua professionalità saranno, sono sicuro, determinanti nelle scelte future dell'Unione Europea in tema di tecnologie. Alessandra Todde è candidata nella circoscrizione Isole e proviene dalla Sardegna. A te la parola, Alessandra. Sono, come diceva Luigi, amministratore delegato di Olidata. Olidata è una storia importante perché è un marchio storico italiano che era in gravi difficoltà
ed è una storia di rilancio. È una storia in cui il duro lavoro ha premiato ed è riuscito a dare a questa società un'occasione di rilancio, un'occasione di guardare ad essa ad un futuro europeo. Ho vissuto grossa parte della mia vita all'estero, la mia esperienza all'estero è importante e dopo tante soddisfazioni professionali, perché sono nel mondo del lavoro da 25 anni, ho deciso che era arrivato il momento di pensare di restituire qualcosa. Io ho 50 anni e ho pensato che impegnarmi per qualcosa che fosse civile fosse importante per me. Ho deciso di accettare questa candidatura perché il movimento rappresenta una forza di cambiamento, perché ha sempre portato i temi tecnologici che sono a me cari in prima linea e credo che l'Europa in questo momento stia affrontando dei temi che sono importanti come la sovranità digitale, come l'impatto della tecnologia nel mondo dei cittadini. Tutto questo ci deve vedere presenti, sarà dirimente capire come si muoverà l'Europa su questi temi e noi dobbiamo accettare questa sfida ed essere presenti. Grazie Alessandra. Adesso voglio presentarvi la professoressa Chiara Maria Gemma, che è una professoressa associata dell'Università di Bari, l'Università Aldo Moro di Bari, in didattica e pedagogia speciale. Quello che mi ha colpito di Chiara, ed è il motivo per cui sono contento due volte del fatto che abbia accettato questa candidatura, è che ha lavorato sempre nella ricerca sui temi della pedagogia e della formazione per aiutare gli esclusi, e lo metto tra virgolette perché lei si occupa di disabilità da sempre, lavora a progetti di ricerca nella pedagogia per far sì che nell'insegnamento, nella didattica, nessuno debba rimanere indietro. Lo dice stesso lei ed è un'espressione a noi cara, che abbiamo sempre fatto nostra. Nella sua esperienza ha tante pubblicazioni scientifiche, ha portato avanti, è membro della Società Italiana di Pedagogia e sono sicuro che darà un altro contributo fondamentale, oltre a quello già dato in tutti questi anni da tanti nostri eletti, sul tema formazione, scuola, università e metodi di insegnamento, che sono alla base anche di una società che si definisce civile e democratica. Prego. È candidata ovviamente nella circoscrizione Sud. Grazie a tutti, grazie al Movimento per avermi offerto la possibilità di accogliere questa sfida per un ulteriore cambiamento. Sono candidata per la circoscrizione Sud, provengo dalla Puglia e sono una professoressa di didattica e pedagogia speciale. Mi occupo quindi di insegnamento e di educazione di persone con disabilità. La mia storia professionale ha inizio oltre 30 anni fa, quando appunto ho messo piede per la prima volta in un'aula scolastica rivestendo il ruolo di insegnante. Dopo 10 anni nell'ambito scolastico sono transitata in quello universitario nel quale appunto ci sono da 20 anni e con il quale quotidianamente mi confronto sui temi dell'insegnamento, un insegnamento che, come ascoltavamo, evidentemente necessita di modalità fortemente innovative. I nostri giovani, i nostri bambini, i nostri studenti necessitano di un ascolto diverso per non poter essere esclusi. Nessuno può rimanere indietro, a condizione, a patto però, che ognuno di noi, corpo docente, possa offrire loro delle possibilità, possa creare quelle condizioni favorevoli perché non venga escluso. La cultura italiana sicuramente ha fatto tanto in tal direzione. Il tema dell'inclusione, la cultura dell'inclusione è fortemente radicata e l'aspetto interessante da sottolineare è però che non è altrettanto radicata in campo europeo. Quindi evidentemente un'attenzione a una disseminazione, contaminazione di quella che è la cultura inclusiva in campo
europeo sicuramente va promossa. Con questa attenzione, dicevo, agli esclusi. Chi sono gli esclusi? Sono coloro che non hanno voce e per me, delegata alla didattica del mio Ateneo, sono gli studenti con disabilità che ancora vengono esclusi perché non viene data loro la possibilità di un percorso di formazione. Allora dobbiamo essere fortemente attrezzati dal punto di vista della formazione sulla quale siamo decisamente carenti per accogliere queste persone e offrire loro tutte le opportunità per far venire fuori le loro potenzialità. Lo sguardo quindi che ci deve contraddistinguere è quello che va oltre il pregiudizio, oltre il limite. La disabilità deve essere intesa come differenza, come un qualcosa che aggiunge altro all'altro. Questa è sicuramente la sfida. Il mio impegno nel movimento è il mio impegno in prospettiva, quale può essere? Bene, credo che possa essere quello appunto di lavorare molto sulla formazione, di implementare tutti i fondi per appunto creare formazione e recuperare quel gap che ci vede tra gli ultimi paesi per quanto attiene i laureati e i diplomati. Una sfida non facile, ambiziosa, ma nella quale credo fortemente. Grazie. Grazie a te, Chiara. Adesso passo la parola alla dottoressa Daniela Rondinelli, candidata nel Centro Italia. Daniela è, la dottoressa Daniela Rondinelli è una funzionaria europea e fa parte del gabinetto di presidenza del Comitato Economico e Sociale Europeo. Lei si occupa da sempre di temi legati all'occupazione e nello specifico, correggimi se sbaglio, di tutti quelli che sono i nuovi settori dell'occupazione, digitalizzazione, sostenibilità, smart cities, efficienza energetica e in questo momento ha anche la delega alle relazioni internazionali. Con Daniela sicuramente avremo modo di portare un'altra forza in Parlamento europeo che ci consentirà di dare ancora più forza alle battaglie sui temi del lavoro, dei diritti sociali. Come sapete noi abbiamo lanciato sia in Italia, lo stiamo per approvare al di là di quello che succederà in Europa, ma anche a livello europeo il salario minimo europeo, un diritto fondamentale per ogni cittadino europeo che ci evita il dumping salariale, aiuta le imprese e aiuta soprattutto le persone che lavorano ad avere il diritto di arrivare a fine mese lavorando e non dovendo fare due lavori o tre lavori senza arrivarci. Questo obiettivo ce lo diamo anche a livello europeo, è un lavoro che ha iniziato un europarlamentare come Laura Agea con il reddito di cittadinanza, con il tema del salario minimo e sono sicuro che la storia professionale, la competenza di Daniela Rondinelli ci consentirà di dare ulteriore forza a questa battaglia. Prego Daniela. Grazie tante, buonasera a tutti, sono veramente molto onorata e orgogliosa di poter iniziare questo percorso insieme al Movimento che ci porti alle prossime elezioni europee che, come penso sia nella coscienza di tutti, sono delle elezioni molto importanti perché effettivamente ridisegneranno un nuovo futuro per l'Europa, una diversa Europa. Si dice oramai da più parti che appunto le prossime elezioni segneranno un cambiamento radicale che appunto tutti quanti chiediamo, tutti quanti aspettiamo e quindi ci dobbiamo tutti impegnare per questo cambiamento. Il cambiamento che vedo io è strettamente legato ai temi che mi sono più cari. Io sono una rappresentante della prima generazione Erasmus, quindi da giovane ho vissuto questi valori, questa passione che ci portavano a credere in un futuro migliore, in un'Europa unita, nell'Europa delle pari opportunità per tutti i giovani, un futuro meraviglioso di integrazione, di solidarietà. E quindi questa mia passione mi è rimasta dentro e questo ha molto condizionato poi le mie scelte personali e professionali. Io sono nata a Roma, ma nella mia vita professionale sono stata, ho svolto attività sindacale per 25 anni, ho girato il mondo perché mi occupavo di questioni europee e internazionali.
Poi ho deciso appunto di fare un percorso istituzionale, quindi per l'Italia ho avuto questo grande onore di rappresentare il nostro paese all'interno del Comitato Economico e Sociale Europeo, dove appunto ho svolto un mandato, sono stata vicepresidente del gruppo lavoratori e poi appunto in questo periodo sono alla presidenza del CESE. Io ho deciso di candidarmi perché c'è un punto all'interno del programma del movimento che condivido pienamente. È stato a mio avviso l'errore più grande che si sia potuto fare negli ultimi anni a livello europeo, cioè nel momento in cui stavamo affrontando una delle crisi epocali più gravi nella storia europea, che è stata appunto la crisi finanziaria che poi è diventata economica. A livello europeo si sono decise misure di austerità molto pesanti, molto rigorose, e al contempo non ci sono state misure di compensazione che avrebbero potuto dare soluzione al prevedibile impoverimento dei redditi e delle tutele sociali e del lavoro. Io questo, credo che questo sia veramente l'elemento che ha allontanato i cittadini dal sogno europeo, un sogno europeo che secondo me è attuale rispetto ai principi dei nostri padri fondatori, ma va assolutamente integrato con questa dimensione sociale. C'è un altro aspetto che dobbiamo tenere in evidenza. Oggi esiste una concorrenza sleale a livello europeo tra paesi, anche perché le condizioni di lavoro, i sistemi di relazioni industriali, i mercati del lavoro sono molto diversi all'interno degli Stati membri, e questo è evidentemente un elemento non più accettabile, perché i cittadini come fanno a beneficiare di un mercato interno armonioso che funzioni rispetto a una libera circolazione di beni, servizi e persone, quando poi il lavoro è trattato in maniera disomogenea a livello europeo, sia nei diritti che nel salario, comunque nella partita retributiva. Quindi sicuramente a livello europeo si possono fare dei ragionamenti su come arrivare a un salario minimo europeo, si possono altrettanto fare dei ragionamenti su come arrivare al reddito minimo europeo, perché vorrei evidenziare che ad oggi ci sono 112 milioni di europei che vivono al limite della soglia di povertà, e vorrei mettere in evidenza che queste persone non sono soltanto disoccupati di lunga durata, ma purtroppo sono anche lavoratori e lavoratrici che hanno un contratto di lavoro, ma rischiano di entrare nella soglia di povertà. Quindi per me sarà un grande onore di accogliere questa sfida. Credo fortemente che dobbiamo costruire tutti insieme un'Europa sociale, dare attuazione al pilastro sociale, perché solo così i cittadini potranno riconquistare fiducia rispetto al futuro dell'Europa. Grazie. Grazie Daniela, grazie mille. Adesso do la parola alla dottoressa Mariangela Danzì, che è una funzionaria pubblica, in realtà una dirigente pubblica apicale, è stata segretaria generale del Comune di Genova, del Comune di Novara, ha fatto parte del gruppo di coordinamento sulla protezione civile per le aree colpite dal sisma, che hanno messo in moto nuove procedure che oggi stanno aiutando le persone colpite dal sisma. Qualche anno fa ha coordinato il Piano Nazionale di Government per la Pubblica Amministrazione, ha fatto parte del gruppo di lavoro dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la Prevenzione della Corruzione ed ha ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica proprio un anno fa. È una persona che sono sicuro sarà fondamentale per tutto il lavoro che dovremo fare sugli appalti. Lei mi ha spiegato con dovizia di particolare come oggi noi possiamo modificare tutte le norme sugli appalti in Italia che vogliamo, ma se non andiamo ad incidere su alcune direttive, alcune normative europee, sarà molto complicato migliorare la qualità della vita degli amministratori locali e in realtà la qualità della vita dei cittadini che usufruiscono dei servizi nelle amministrazioni locali, come il welfare, come i trasporti, come la sanità a livello regionale. La dottoressa Mariangela Danzì è candidata nella circoscrizione Nord-Ovest. A te la parola. Grazie, grazie veramente. La mia vita è una vita a servizio dei comuni e delle province. Sono messinese, anzi di un piccolo paese della provincia di Messina, mi sono laureata con 110 lode e ho vinto subito e sono stata fra i primi della graduatoria del concorso di accesso alla carriera di segretario comunale. Una carriera preziosa
che può aiutare molto lo sviluppo e la vita dei comuni. Mi sto apprestando, sembro un po' più giovane, ma lo sono un po' di meno, ho maturato una grande esperienza perché ho percorso tutto il territorio. Ho cominciato nei piccoli comuni in Sicilia, poi ho lavorato in provincia di Roma, ogni passaggio, un concorso interno, si andava avanti, fin quando sono arrivata e approvata al comune di Genova come segretario e direttore generale, poi al comune di Novara e da ultimo alla provincia di Varese come segretario e direttore. Come dicevo, mentre ho percorso questo percorso mi sono occupata di alcune tematiche su cui non c'è mai grande attenzione nel nostro paese. Il problema della tutela del territorio, del grande dissesto, del rischio sismico, il problema della protezione civile. E per volerla toccare da vicino, due anni fa, insieme ad ANCI, con la quale abbiamo avviato un grande progetto di intervento che si chiama Continuità Amministrativa, siamo stati inseriti nella Direzione Comando e Controllo del Terremoto del Dipartimento della Protezione Civile e abbiamo garantito il supporto con vigili urbani, tecnici comunali, amministrativi a moltissimi comuni, perché uno dei problemi che non si è mai risolto fino in fondo è quello che in queste realtà non manca solo quello che da mangiare, ma per fare ripartire ci vuole il capitale umano, e quel capitale umano è fortemente traumatizzato non solo fisicamente, anche di fronte alla perdita di tutto quello che ha. E non dico a caso questo tema della protezione civile su cui ritorno, perché l'idea di poter lavorare in Europa serve anche a orientare le risorse europee sui temi delle fragilità del nostro paese. Il problema del dissesto idrogeologico, il problema della fragilità sismica, perché è drammatico per il nostro paese, e spesso le risorse comunitarie non sono state orientate, a mio parere, rispetto a quelle che erano le reali esigenze del nostro paese. Spesso le risorse sono state anche date per obiettivi che non erano proprio esattamente bisogni, risorse a volte. Poi non siamo stati capaci di utilizzarle perché non abbiamo mai avuto una capacità, né noi né l'Europa, di mettere al centro che oltre alle regole finanziarie, oltre alle regole di rigore, ci vuole un forte investimento sul capitale umano e sul merito, perché senza le persone non si muove l'economia, non si muovono e non si fanno gli appalti corretti. Quindi riorientare le regole e le direttive comunitarie, vado a chiudere, in materia degli appalti, devo dire che l'ultima direttiva è stata un po' allentata rispetto alla ricerca del mercato a tutti i costi, della concorrenza a tutti i costi, però abbiamo avuto una scarsa capacità di recepirla. Nel recepirla abbiamo fatto prevalere le nostre esigenze di tutela della legalità, di contrasto alla criminalità, che è un problema. Ma se non rafforziamo l'autorevolezza e l'indipendenza dei dirigenti e spingiamo troppo sullo spoil system, rischiamo di voler fare in modo che anche nel più piccolo comune, anche quando questo governo scrive nei piccoli comuni si può affidare fino a 40.000 ora, fino a 150.000 per fare ripartire direttamente, non ci sia la forza, anche perché di avere il coraggio di dire e di farlo dire all'Europa, e vado a chiudere in questo senso, che la necessità di tutelare, oltre che la concorrenza, le piccole imprese locali, l'artigiano locale, l'idraulico locale, il poterlo fare lavorare in regole certe, mettere qualche regola che salvaguarda sotto le soglie comunitarie o addirittura in materia di lavori pubblici anche in soglie che ancora più minute, che salvaguardi la possibilità, perché come dicevo poco fa Luigi, lavorare, se l'idraulico, il falegname, colui che fa movimento terra
riesce a lavorare nel suo paese, in quel paese le famiglie si fermano, lavorano, fanno figli, i nostri paesi non si desertificano e quindi non andiamo incontro a quel fenomeno gravissimo che è quello dell'abbandono, della desertificazione e che è anche frutto molto spesso dei dissesti e delle grandissime alluvioni e disastri ambientali a cui affiamo. Per cui è questo su cui, quello a cui mi piacerebbe lavorare fino in fondo e lo faccio con un'altra consapevolezza, che vado verso fine della carriera, ho cominciato a lavorare giovanissima, posso andare in pensione neanche con la quota 100, non ne approfitto. Posso tornare a mettere a servizio questa mia esperienza delle istituzioni, perché fra l'altro spesso c'è stato un forte equivoco, le cose che non ci piacevano in Italia dicevamo che era l'Europa che non le voleva fare e viceversa qualche volta non abbiamo avuto il coraggio di dire, per sembrare magari per paura di sembrare troppo provinciali, che certe regole andavano cambiate, perché valorizzare il capitale umano, le piccole imprese, i valori ambientali anche a sacrificio delle regole del mercato della concorrenza è un valore che noi apprezziamo. Grazie, grazie mille Mariangela. E l'ultima, per ultima ma non ultima, la dottoressa Sabrina Pignedoli, che vedete qui accanto a me, è una giornalista che ha scritto per anni con le sue inchieste giornalistiche del fenomeno dell'andrangheta in Emilia-Romagna, che poi ha sconfinato anche verso la Lombardia e il Veneto. Grazie alle sue inchieste sono nate delle indagini. Una parte delle sue inchieste sono negli atti processuali del processo Emilia. E è una persona anche che purtroppo ha subito minacce, intimidazioni. Una cosa importante è che ha scritto, studiato e indagato anche sul fenomeno delle mafie, della criminalità organizzata in altre nazioni europee, e questo è un punto che abbiamo molto a cuore. Prima vedevo qui la nostra Laura Ferrara, che ha lavorato per anni al progetto di estendere in altri paesi europei la legislazione antimafia che abbiamo in Italia. È un progetto fondamentale. Abbiamo legislazione antimafia importantissima, una legislazione che ci viene da due eroi italiani che sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma non ha senso averla in una sola nazione. Questa legislazione deve avere un impatto in tutti i paesi europei per evitare che i capitali vengano portati all'estero. Lei è candidata, proviene dall'Emilia Romagna, è candidata nella circoscrizione Nord-Est, la dottoressa Sabrina Pignedoli. Grazie, io sono giornalista da 10 anni e sono anche consulente della Commissione parlamentare antimafia e mi sono occupata del radicamento dell'andrangheta nei territori del nord, in particolare in Emilia, e alcuni miei articoli sono finiti nell'inchiesta l'Operazione Emilia, forse avrete sentito parlare, e che appunto ha sradicato il fenomeno delle infiltrazioni in Emilia-Romagna e ha dato un duro colpo contro questo fenomeno e contro una cosca in particolare che aveva il suo epicentro a Reggio Emilia, città da dove provengo. E nelle mie inchieste mi sono poi occupata, come diceva Luigi, anche della Germania, in particolare del radicamento delle mafie subito dopo la caduta del muro di Berlino e come le mafie si siano mimetizzate nell'economia tedesca, esattamente come si erano mimetizzate nell'economia del nord Italia. E quindi io ritengo che sia importante portare in Europa una legislazione antimafia che possa combattere le mafie a livello transnazionale, perché sono diventate sempre più un fenomeno transnazionale e non è possibile combatterle con sistemi diversi da Stato a Stato, ma occorre un fronte comune. E quindi questa sicuramente sarà la mia battaglia. Grazie Sabrina. Per concludere posso dirvi che noi andiamo in Europa con le idee ben chiare, a maggior ragione se in questo momento stiamo governando un paese come l'Italia,
che ha bisogno di modificare una serie di regole europee, di potenziarle o di cambiare delle poste di bilancio per aiutare i propri concittadini. Essere al governo e poter partecipare al lavoro del Parlamento europeo con un gruppo che potrà essere ago della bilancia nelle decisioni dei prossimi anni è un grande vantaggio. Noi guarderemo senz'altro nella composizione della nuova Commissione al Commissario per l'Industria e l'Impresa. Per noi sarà fondamentale quel ruolo, perché abbiamo un tessuto produttivo, lo diceva prima Mariangela, abbiamo un tessuto produttivo che per una serie di regole europee è stato escluso dal mercato, ad esempio, degli appalti, perché molto spesso si facevano una serie di direttive e regolamenti che andavano a considerare una media impresa con la grandezza di quella che qui in Italia è una grandissima impresa. L'unicum del tessuto produttivo italiano è quello che ha dato lavoro in questi anni, ma soprattutto è quello che dai dati di ieri ha battuto tutte le produzioni industriali europee. Grazie ai nostri imprenditori, grazie alle nostre imprese, ieri, dai dati di febbraio, sappiamo che l'Italia, con il suo più 0,8% di produzione industriale, ha battuto tutti gli altri paesi. La Germania ha meno 2%. Questo applauso lo facciamo alle nostre imprese, ai nostri artigiani, a coloro che ogni giorno lavorano, ed è per loro che dobbiamo continuare per cambiare. Dobbiamo continuare per cambiare in Italia e dobbiamo continuare per cambiare in Europa. La parola a voi giornalisti per le domande. Ok, c'è Carlo che ha il microfono. Buonasera Ministro, Luca Moriconi di G2. Allora, una domanda veloce. Quanto condivide altre forze politiche che dicono cambiamo l'Europa ma cerchiamo di fare una confederazione di stati che ritrovino anche una loro indipendenza maggiore a livello normativo, a livello anche dei trattati che hanno molto criticato, e poi se queste elezioni rappresenteranno o potrebbero essere una spartiacque nella vita prima e dopo dell'esecutivo qui in Italia? Le elezioni europee non c'entrano niente con il governo italiano dal punto di vista del risultato, c'entrano molto invece dal punto di vista dei risultati per gli italiani. A seconda di quella che sarà la composizione del nuovo Parlamento europeo, potremmo cambiare una serie di politiche ed è a quello che dobbiamo guardare. Il Parlamento europeo, saluto Fabio Massimo Castaldo, che è il nostro vicepresidente in Parlamento europeo, ha una caratteristica che si presta ancora ad alleanze trasversali sui temi e questo è molto importante. Certo, per me è difficile immaginare un'alleanza trasversale su un tema che tuteli gli italiani se penso al partito di Orban o se penso a Marine Le Pen, se penso a quelle forze politiche che in questi anni, quando noi chiedevamo più spazio contro l'austerity, ci dicevano dovete sottostare a queste regole, anzi punite l'Italia. È uguale sull'immigrazione, è bellissimo fare i sovranisti con le frontiere italiane, è bellissimo fare i sovranisti con l'Italia che è al fronte di quella che è l'emergenza immigrazione. Quindi io spero che in Parlamento europeo ci possa essere un buon clima per ottenere risultati per i cittadini europei e noi ovviamente guardiamo a quei cittadini europei tutti, ma con una particolare attenzione alla qualità della vita dei cittadini italiani e in particolare dei cittadini del Sud Europa. Credo anche che queste elezioni europee si vinceranno non facendo fare 51% al Partito Popolare e al Partito Socialista Europeo, in cui ci sono dentro sostanzialmente Forza Italia e il PD. Se non faranno 51% quelle due forze politiche, e allora i cittadini italiani avranno vinto, perché a quel punto tutti gli altri gruppi saranno ago della bilancia e anche il nostro gruppo, e saremo determinanti per decisioni importantissime dal punto di vista del welfare, dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della scuola, dell'università, della ricerca. Quindi mi sento di dire che prima di parlare di confederazioni, prima delle europee, è meglio schiarirsi le idee su con chi ci si sta andando ad alleare, perché quelle alleanze, se hanno solo un fine politico, lo si dica. Se invece hanno un fine legato ad incidere in meglio sulle decisioni europee dei prossimi anni, e allora
o si stanno sbagliando gli alleati o si è deciso di andare contro gli italiani. Domande? Sì, buonasera. Prego. Ciao. Agora Rai 3 Ferrari, due cose. Volevo sapere se per questa proposta delle 5 capilista ci sarà un voto online sulla piattaforma. La seconda invece rispetto ai programmi, in cosa il programma del Movimento 5 Stelle per le europee si distingue da quello del Fronte dei Sovranisti presentato dalla Lega, visto che si parla di difesa del Made in Italy, redistribuzione dei migranti, stop all'austerity? Rispondo prima alla prima con un sì, è previsto dal regolamento una ratifica degli iscritti che decideranno ovviamente. La seconda cosa invece che diceva, dobbiamo prima di tutto fare una precisazione. I programmi prima di tutto devono essere presentati da forze politiche che hanno la credibilità per sostenere quei programmi, perché io la lotta all'austerity sono sicuro che la leggerò in tutti i programmi di queste elezioni europee. Tutti diranno che vogliono redistribuire i migranti, tutti quanti. Però quando poi si è trattato di premere il pulsante rosso, verde o bianco, noi abbiamo avuto forze politiche che hanno tradito l'Italia. E le hanno tradita sia non votando per l'Italia oppure assentandosi, non vedendoli per mesi. Detto questo, il tema del fronte dei sovranisti è che il fronte dei sovranisti ha, chiamiamola così, dei sovranisti, anche per, se per me sovranità è una bella parola nella Costituzione della Repubblica, ma mettiamo, facciamo nomi e cognomi, il fronte dei vari Orban, Le Pen, è un fronte che in questo momento non cura gli interessi dell'Italia. Ce li siamo trovati contro quei governi lì dell'Est Europa quando stavamo aumentando la possibilità di dare la dotazione al bilancio dello Stato per fare, ad esempio, una quota 41. Ce li siamo trovati contro quando volevamo aumentare la dotazione di alcuni fondi italiani per aiutare alcune fasce sociali in difficoltà e abbiamo dovuto combattere, e tuttora abbiamo stati che oggi si vanno ad alleare ad esempio con la Lega in Italia, governi di stati che si vanno ad alleare con la Lega in Italia, che invece in sede europea dicono alla Commissione dovete punire l'Italia perché non sta rispettando alcuni parametri. In realtà lo sappiamo tutti che quei parametri sono da cambiare, il punto è che chi dice di voler cambiare l'Europa poi sostiene quelle regole. Noi siamo coerenti e il gruppo che stiamo costruendo si fonda tra i primi punti proprio sulla lotta all'austerity, sulla redistribuzione dei migranti e sulla democrazia diretta e partecipata, che è un tema che tornerà sempre più spesso e che ci ha trovato d'accordo. Un lavoro che hanno fatto, non ho fatto io da solo, è un lavoro fatto dai nostri europarlamentari che in questi 5 anni hanno preso relazioni, hanno creato relazioni con tanti nuovi gruppi in tutta Europa e questo lavoro ci consentirà di portare il movimento in una famiglia di movimenti che non sono né di destra né di sinistra. Ci siamo riusciti in soli 5 anni, perché non era una cosa scontata fare un gruppo in Parlamento europeo. Salve, Alberto Sofia, fattoquotidiano.it. Due questioni. Allora, innanzitutto lei parla appunto del gruppo europeo, in realtà però a un mese, poco più di distanza ormai dalle elezioni europee, questo gruppo ancora non c'è, avete ricevuto anche dei no. Per adesso sono soltanto i 4 alleati presentati a febbraio, a questo punto non c'è il rischio che il Movimento 5 Stelle possa finire tra i non iscritti. La seconda questione invece, se alle elezioni europee la Lega prenderà molti voti, dei voti di più rispetto al Movimento 5 Stelle, lascerà che sia Salvini a scegliere appunto a fare il nome per il commissario? Chiaro ed evidente che la nomina del commissario è un punto di accordo all'interno del governo per trovare la migliore eccellenza italiana che possa rappresentare, a mio parere, l'industria e l'impresa in quella commissione, perché è quello il commissario a cui dobbiamo guardare, non c'è dubbio. Quindi, come sempre abbiamo fatto, e abbiamo sempre dedicato molto poco tempo alla scelta delle persone da mettere in alcune cariche, perché troviamo sempre un'intesa. Quindi, quel nome non dipende dal risultato delle elezioni europee. L'altra cosa, mi permetto di dire, il gruppo non c'è perché per regolamento si forma dopo le elezioni europee e non prima, e quindi non lo possiamo formare prima. Allo stesso modo manca, come ha detto lei, ancora un mese alle elezioni europee e conoscerete nel prossimo mese anche nuovi movimenti che aderiranno al nostro gruppo, e abbiamo i presupposti per fare una cosa che è stata veramente un'impresa per altri in passato, cioè
fare le elezioni europee e riuscire a creare un gruppo parlamentare nelle settimane successive. Ma ce la faremo, anche perché io vedo che in tutti i paesi europei stanno nascendo forze politiche che hanno delle caratteristiche molto simili alle nostre 10 anni fa. Alcuni sono a 5 anni fa rispetto a noi oggi, altri a 10 anni fa, alcuni stanno iniziando adesso, altri sono molto strutturati, altri meno, ma hanno, quando li conosco, quando vado, adesso andrò anche in Polonia, sono stato in Croazia qualche tempo fa, mi sembra di rivivere alcuni momenti del Movimento 5 Stelle in quello che fanno loro e che stanno portando avanti loro a livello territoriale. Buonasera Ministro, Valentina Dello Russo, Rai News 24. Stasera ci presenta 5 eccellenze italiane. Le chiedo se è tramontato l'uno vale uno dei 5 Stelle e poi come si procederà, visto che ci ha detto che si tornerà al voto degli iscritti, quando si avrà l'ufficialità delle candidature? Ah, guardi, le ufficialità delle candidature necessariamente la settimana prossima, perché entro mercoledì devo presentare tutte le liste, i nostri delegati circoscrizionali presenteranno le liste come da legge. Non è tramontato assolutamente l'uno vale uno. Io prima lo dicevo a loro, non so se per incoraggiarle o scoraggiarle, molti dei collegi uninominali che abbiamo individuato l'anno scorso, di quelle super competenze che avete conosciuto e che ho presentato qui in questa sala poche settimane prima del 4 marzo, poi oggi ricoprono il ruolo di sottosegretario, di ministro, di presidente del Consiglio dei Ministri. Quello che io penso è che il Movimento rispetta la sua natura quando permette a cittadini che non hanno passato necessariamente un passato politico di entrare nelle istituzioni. E quando io parlo di eccellenze e di competenze è perché il Movimento ha sempre mirato alla meritocrazia, a selezionare persone all'altezza della situazione. Anche i candidati che sono stati selezionati con le parlamentarie avevano una serie di storie personali, competenze che gli venivano riconosciute con, diciamo banalmente, un punteggio che era visibile agli iscritti che votavano sulla piattaforma. Questo è quello che è il Movimento, il cittadino che si fa Stato e persone che siano in grado di affrontare la sfida che abbiamo di fronte, perché uno vale uno, ma uno non vale l'altro. Questo l'ho sempre sostenuto e lo porto avanti da quando sono capo politico. Altre domande? È l'ultima, buonasera Anza, mi dispiace, non è una l'ultima domanda sulle lei europee. O è vero? L'ultima lo dice lei o è vero? No, non lo dico io. Ah, okay. Io le volevo chiedere, invece lei ha parlato della puntata al commissario per l'industria, lei stesso è impegnato su questo fronte, c'è oggi un allarme diffuso soprattutto da parte delle organizzazioni dei lavoratori su Alitalia. Le chiedo se conferma che la prossima settimana potrà essere, diciamo, ci potrà essere un chiarimento su quello che è il futuro anche per quanto riguarda la ricerca del partner e se per caso il suo viaggio negli Emirati potrebbe essere anche l'occasione per cercare degli alleati anche lì. Il viaggio negli Emirati Arabi non riguarda l'Italia, non credo sarà oggetto della discussione, tra l'altro è una missione di sistema in cui le imprese sono già con me e saranno presenti nella missione che inizierà domani sera negli Emirati Arabi, prima a Dubai e poi ad Abu Dhabi. La questione di Alitalia è una questione molto complessa, io spero di essere l'ultimo ministro della Repubblica che si occupa della crisi di Alitalia perché negli ultimi 10 anni tutti i miei predecessori se ne sono occupati. Quello che dico anche a chi è preoccupato giustamente, ci saranno novità positive, siamo alle battute finali, il lavoro che abbiamo fatto non è stato semplice ma deve arrivare al rilancio di Alitalia, non al salvataggio, perché con la teoria del salvataggio in questi anni Alitalia ce la siamo sempre ritrovata poi in difficoltà, quindi le prossime settimane saranno decisive, come dice anche la scadenza individuata sia dai commissari che da Ferrovie dello Stato. C'è un interesse importante per Alitalia che è stata per esempio a febbraio la compagnia più puntuale al mondo, quindi ha ottimi margini di crescita anche se ha una situazione economica finanziaria non positiva. Qualcuno dice perde di meno, io guardo il bicchiere mezzo pieno e penso che ci sono delle buone opportunità per riuscire a chiudere un buon piano industriale.
Lo Stato ci dovrà essere, ci potrà essere con una sua partecipata o con la partecipazione diretta del Ministero dell'Economia e Finanze, come abbiamo modificato la normativa nel decreto crescita, perché questo intervento ci consente da una parte di tutelare i livelli occupazionali, impedire spezzatini o altro, ma dall'altro, giocando in attacco per il rilancio di Alitalia, di guidare le strategie turistiche dei flussi dei prossimi decenni, perché gli altri paesi che riescono a portare più turisti, a guardare bellezze su cui noi non abbiamo nulla da invidiare, ci riescono grazie al fatto che hanno partecipazioni dirette all'interno delle loro partecipate, delle loro compagnie aeree. Penso ad Air France, in cui la Francia ha circa il 14%, e penso all'Olanda, che qualche settimana fa ha fatto un aumento di capitale in KLM per partecipare ancora di più. Io vi ringrazio tutti, grazie per aver partecipato.